Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. La Commissione Bilancio del Consiglio regionale ha licenziato a maggioranza la finanziaria 2014, delimitando il testo alle disposizioni indifferibili e urgenti. Nei prossimi giorni la Commissione proseguirà i lavori per completare l'esame dei provvedimenti del bilancio 2014. Il liceo scientifico in diritto sportivo è la novità prevista dal piano dell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado per l'anno scolastico 2014-2015. A maggioranza la Commissione Cultura ha espresso parere favorevole alla delibera della Giunta, che verrà poi trasmessa all'Ufficio Scolastico Regionale. Michele Marinello, Presidente Commissione Cultura. Abbiamo approvato, recependo le indicazioni delle province, il piano per l'offerta formativa con una grossa novità importante: 8 licei sportivi nel Piemonte, uno per ogni provincia, e un'offerta formativa che si amplia, che dà ai nostri ragazzi una possibilità in più. Gianni Oliva, Partito Democratico. Deve avere una di quelle incombenze urgenti, altrimenti le scuole non sanno come orientarsi per gli organici e per le iscrizioni. Come gruppo della minoranza ci siamo astenuti perché non eravamo d'accordo su alcune soluzioni, siamo però contenti che siano state introdotte novità significative come l'assegnazione a un liceo storico importante come il Cavour del liceo coreutico. Presentato a Palazzo Lascaris il volume 600.000 no, la resistenza degli internati militari italiani, curato dall'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza e dall'Associazione Nazionale Ex Internati Sezione di Torino. Allegata al volume il DVD con le testimonianze di ex internati militari italiani, realizzato con il contributo del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio Regionale. Bruno Gambarotta, presidente dell'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza. Questi 600.000 italiani che ogni giorno per 20 mesi hanno detto di no all'invito ad arruolarsi nella Repubblica Sociale o fra i tedeschi, sono degli eroi di una resistenza altrettanto significativa di quella fatta combattendo sulle montagne. Appuntamenti alla Biblioteca della Regione di Via Confienza a Torino fino al 26 febbraio la mostra Studenti del Piemonte, 6 secoli di università a Torino, in esposizione diplomi e tesi di laurea, foto di gruppo, manifesti e testimonianze della Goliardia. Rievoca inoltre episodi drammatici come il massacro degli studenti del 1821 e le agitazioni del 1885. La vita di una regione raccontata in bianco e nero. Fino all'11 marzo nella Galleria Belvedere di Palazzo Lascaris sono esposte un centinaio di fotografie provenienti dall'archivio storico del Consiglio regionale, raccolte nella mostra Memorie in bianco e nero, il Piemonte com'era quando nacque la regione. Il mondo contadino di ieri e di oggi, fra spiritualità religiosa ed etica della terra, questo è il tema della mostra 1815-2015, 200 anni di civiltà contadina tra saperi e spiritualità, proposta all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale a Torino in Via Arsenale fino al 19 febbraio. È tutto dal Consiglio regionale. Ci risentiamo la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.